Jingle Spot. Ciao a tutti, sono Guglielmo Timpano e vi aspetto tutti i giovedì su Teleroma 56, canale 15, dalle 21 alle 23, con Giovanni Cervone e tanti altri romanisti e laziali. I complimenti alla Lazio, naturalmente, con Immobile, ma insomma non è una cosa che fa tantissimo piacere, almeno oggi non ha fatto piacere a Gasperini, che non ha sorriso anche durante la gara, tanto che è stato allontanato per intemperanze. Gasperini, oggi è uscita fuori quell'altra parte, quella che vediamo ogni tanto, sua, proprio indomito, portato quasi via fuori prima Inzaghi, prima di me, quindi sì, doveva, tutti e due doveva in qualche modo, doveva in qualche modo compensare. Ci sono delle volte che per par condicio si va fuori, non c'erano gli estremi di sicuro. Lei dice, ma lei si è rivisto Gasperini, perché rivedendo si, no, dopo sì, assolutamente, perché l'arbitro dopo l'ha assolutamente fuori. Perché quando succede che non c'è mancanza di rispetto nei nostri confronti, ero già stato minacciato un paio di volte perché avevo messo un passo fuori dall'area di competenza, non c'erano assolutamente motivi. E questo signore dall'inizio della partita che continua a dirmi che non andava fuori, quindi abbiano un po' più di rispetto se lo vogliono altrettanto, perché era veramente programmato che andassi fuori. Perché parla di mancanza di rispetto, Gasperini? Perché non è possibile essere buttati fuori in continuazione su queste cose, cioè non c'era nessun motivo, se non par condicio. Comunque, a parte quello, la partita che forse è rimasta anche più bella, noi l'abbiamo persa perché eravamo un po' affaticati, ma abbiamo avuto, le Lazio non hanno reso giustizia, noi abbiamo avuto delle occasioni importanti, siamo andati in vantaggio il primo tempo e abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo preso gol al 47esimo e poi dopo abbiamo avuto più di un'occasione per tornare in vantaggio. Non eravamo brillantissimi, abbiamo pagato un po' le tre partite di questa settimana, ma questa non è una partita che ci toglie, insomma, fiducia, anzi ce la fa crescere. È chiaro che insomma abbiamo fatto anche su rigore, abbiamo fatto qualche regalo, questo usciamo sconfitti ma non ridimensionati. È mancato un po' il killer instinct quando avete avuto la possibilità, questo forse ha da rimproverare la sua squadra oggi. Sì, l'abbiamo avuto per lunghi tratti del primo tempo in vantaggio e magari, ripeto, si vedeva che ci mancava un po' di freschezza, qualche giocatore era un po' più affaticato, però abbiamo dato tutto lo stesso. È chiaro che facciamo un po' più fatica nei cambi in questo momento e le tre partite in una settimana abbiamo pesato, però la gara poteva andare sicuramente in un altro modo. Studio. Ma qui comunque sono arrivati per l'atteggiamento e il carattere complimenti per lei, i Gasperini. Sì, perché come diceva lui, praticamente la partita è stata in bilico fino al 2-1 della Lazio. Assolutamente. Ecco, da lì in poi la Lazio ha legittimato, però la gara è stata in bilico. Mi sorprende un po' la giustificazione che trovava adesso Gasperini sul fatto delle tre partite in una settimana, perché l'Atalanta ci aveva abituato a poter pescare come se fosse un pozzo senza fondo nelle squadre giovanili dei giocatori buoni per essere inseriti. Capisco che hanno giocato contro la Juventus, che non è come tutte le altre avversarie, la Coppa Italia, quindi non ti puoi presentare a Torino con una squadra di primavera, però magari mi aspettavo, oppure gli chiedo, è previsto l'inserimento di nuovi giovani dopo la cessione di Gagliardini? Dipende da quello che saranno, insomma, le scelte in questo mercato, che fino adesso insomma è stato solamente in uscita. Se l'obiettivo della stagione è rimanere più in alto in classifica, ragazzi di 17 anni, 18 anni non credo ce lo possano garantire. Se invece è quello di continuare a rilanciare giocatori che sono sicuramente bravi ma ancora molto giovani, allora questo diventa poi senza nessun asilo di classifica, è chiaro che diventa fattibile. Posso tradurla? Sarebbe, società, cosa sarebbe vuoi un da me? Peccato in questo momento lasciar perdere l'Europa, che è così vicina, quindi comprate qualcuno. Dipende cosa volete da me. Esatto. Ditemelo, io lo eseguo. Va bene. No, infatti, seguendo questo filone di discorso, ti ha fatto un po' effetto sentire prima le parole di Ciro Immobile, che visto che la Lazio punta all'Europa, magari anche alla Champions con un mezzo miracolo, dire era importante vincere questi scontri diretti. Cioè, quindi ormai ti sei abituato anche tu, insomma, sei lì per lottare per l'Europa. Nonostante il secondo tempo, che appena loro si sono messi con i tre attaccanti, hanno portato finalmente Felipe Anderson in avanti, non siete riusciti a gestire tanto bene la fase difensiva.
No, noi abbiamo avuto dopo il 2-1, dopo il rigore, effettivamente dopo ci siamo disuniti e non abbiamo avuto più insomma, abbiamo rischiato di prendere poi il 3-1 e è mancato poi un po' tutto quanto, ma il precedente della partita è stato molto buono. Se guardo prima il primo tempo e anche fino al rigore, le occasioni migliori avevamo noi, sembrava potessimo vincere, ripeto, non eravamo freschissimi e poi abbiamo fatto qualche errore anche nella conclusione, abbiamo avuto un paio di situazioni da gol importanti e anche nel primo tempo, insomma, si vedeva che potevamo vincere. È chiaro che per stare così in alto in classifica questi sono scontri diretti e se non quindi ti ridimensionano un po' la classifica, però la prestazione con la Lazio è venuta fuori, vediamo cosa succederà. Noi non è che ci ritiriamo, adesso pensiamo alla prossima partita e non solo con la Lazio, però Gasperini, perché in settimana non è che sono stati proprio rinunciatari, appunto, perché arriva le tre trasferte hanno dimostrato, ripeto quello che ho detto 5 minuti fa, la crescita di questa Atalanta, perché a Chievo ha fatto una partita fantastica e non si può dire cioè a Torino siete stati bravissimi, oggi devo dire che il calo è stato soprattutto su quei giocatori che hanno sempre giocato, mi riferisco a Conte, a Spinazzola, a Freuler, a quei giocatori sinceramente hanno cominciato a perdere qualche duello nel secondo tempo, però devo dire che probabilmente alla fine delle tre partite mister, cioè la convinzione, la personalità di questa squadra sta veramente crescendo tantissimo. Io ho detto che usciamo da questa partita con tanta fiducia e quindi affronteremo le prossime comunque sempre al meglio, come abbiamo fatto in tutte le gare. È chiaro che insomma è un peccato oggi per come è andata, però poi dopo c'è un po' di delusione adesso, ma soprattutto perché c'erano le condizioni, si sono create le condizioni per vivere una giornata importante. Ci è mancato un po' di energia, ma ripartiremo, tempo un giorno di smaltire un po' di delusione a questa gara, poi dopo ripartiremo sicuramente forte. Giorno di riposo e via, ci si riprende poi, si ricomincia la settimana. Va bene, grazie, grazie. Gasperini, buona settimana, grazie. Buon lavoro. Ciao a tutti, sono Guglielmo Timpano e vi aspetto tutti i giovedì su Teleroma 56, canale 15, dalle 21 alle 23, con Giovanni Cervone, Virgilio, con Mirko D'Arpa, ma anche con Roberto Fusillo, Paolo Peroso, Emiliano Donati e tanti altri romanisti e laziali. Flavio Maria Tassotti, Martina Procaccini e poi soprattutto la vostra interazione, già, perché potete mandare i vostri messaggi e WhatsApp al numero che apparirà per tutta la puntata in sovraimpressione. Cosa aspettate? Tutti i giovedì sul canale 15 di Teleroma 56, come sempre, in gioco pericoloso.